Se hai aperto questo video è perché vuoi sapere come avere una connessione wifi potente e stabile e soprattutto una connessione wifi che non ti dia problematiche. Per avere nel 2024 una connessione wifi potente e stabile abbiamo bisogno di utilizzare due tecnologie che sono ancora sconosciute ma davvero davvero molto importanti. E per farvi questo esempio oggi utilizzerò una combo kit davvero interessante che dispone delle due tecnologie. Quindi in primis il 7530AX con questa doppia tecnologia, non ve lo voglio svelare ancora, che è un modem router che può essere utilizzato sia in cascata e sia direttamente a seconda della linea, unito a un ripetitore che è dotato sempre della doppia tecnologia, il 1200AX, che si va ad interfacciare con questo router modem 7530AX. C'è anche il fratello maggiore 7590X, ma noi già con questo prodotto, che non è il top gamma, riusciamo ad avere una linea che sfrutta le tecnologie ad oggi 2024. Andiamole a vedere insieme. Prima di andarvi a parlare delle tecnologie, ho quindi collegato il 7530AX, che come vedete è molto compatto, è dotato di 4 porte Gigabit, porta phone e, per ovviamente collegare un VoIP, e porta DSL. Questo ci permette di collegarlo in FTTH, FTTC, ma anche la DSL perché è presente come porta. Attualmente è collegato nel mio caso in cascata, poiché non ho un ONT per sfruttarlo, quindi con la mia fibra FTTH, quindi sono andato comunque a spegnere il wifi del modem principale collegato alla rete e questo in cascata va a gestire la mia connessione wireless. Mentre qui sono andato a collegare il ripetitore 1200AX andando ad attivare anche la funzionalità di meshing che vi spiegherò a breve e tra l'altro abbiamo anche in questo prodotto Only One che va semplicemente attaccato ed è molto tecnologico anche la porta Ethernet che vi permette di sfruttare comunque un accesso diretto. Mi trovo sul pannello Fritz che ho sempre lodato perché è molto completo e ci permette veramente di creare ogni tipo di personalizzazione. Attualmente sono collegato alla rete Mesh ed è individuabile da questo simbolino sia sul modem che sul ripetitore e vi spiego quali sono veramente i vantaggi. Tra l'altro abbiamo davvero tantissime possibilità di personalizzazione con il sistema Fritz, oltre che aggiornamenti. Le due tecnologie sono le seguenti: Wi-Fi 6 e rete mesh. Passiamo al Wi-Fi 6. Come sappiamo, sempre più dispositivi sono connessi alla nostra casa. Non abbiamo soltanto due o tre device, come accadeva diverso tempo fa, ovvero uno smartphone, un computer, un laptop o altri piccoli oggetti, ma abbiamo innumerevoli device connessi alla rete. Nel mio caso ho diversi dispositivi IoT, dispositivi che quindi si interfacciano, diventano smart e sono collegati sempre alla rete Wi-Fi. Vi ho parlato del termostato Wi-Fi Meros di cui vi ho recensito poco fa, che è collegato alla rete. Vi ho parlato dei robot aspirapolvere che sono collegati alla rete, della TV che è collegata alla rete Wi-Fi, le luci, le strisce RGB. Tanti tanti dispositivi, almeno in una casa moderna, sono collegati più di 20 dispositivi alla linea Wi-Fi e la tecnologia Wi-Fi 6 permette proprio di gestirli in maniera ottimale. Questo è uno dei primi vantaggi della connessione con tecnologia Wi-Fi 6, che porta ad avere un'ottimizzazione di più dispositivi collegati alla rete e soprattutto per la gestione della banda. Inoltre, il Wi-Fi 6, come possiamo vedere da questa tabella, va a aumentare la portata fino a 9,6 gigabit al secondo e questo permette di far viaggiare i dati molto più velocemente, sempre sulle frequenze 2,4 e 5 GHz, che sono, a mio parere, necessarie, uno per lo streaming,
ad alta velocità e soprattutto per lo streaming ad alta definizione di tutte le piattaforme che utilizziamo, la gestione della rete fra chi gioca, chi vede film, quindi in una casa non siamo soltanto più una persona, chi sta al PC, chi vede Netflix, chi gioca, e soprattutto per avere delle maggiori prestazioni nel cloud gaming, sempre più frequente, che ci permette di giocare da qualsiasi dispositivo senza avere alcuna pretesa hardware. Inoltre il Wi-Fi 6 introduce una tecnologia chiamata Target Wait Time, che permette ai dispositivi che non stanno utilizzando effettivamente la rete di spegnerli, ovvero di spegnere, diciamo, quello che è il consumo sia del router modem che si avviano i dati e sia del dispositivo. Questo permette di ridurre anche i consumi energetici sia di chi emette e sia di chi riceve, ed è una grande novità ed è stata proprio pensata per tutti quei dispositivi IoT che sono comunque costantemente connessi alla rete. La larghezza dei canali, che parte dai 20 MHz fino ad arrivare a 160 MHz, per andare a risolvere quei soliti problemi nel condominio o comunque in abitazioni dove ci sono sempre più router modem in rete, e quindi non andare a congestionare i canali, avere una vasta scelta maggiore e quindi avere più affidabilità, non avere problemi di canali occupati e soprattutto di avere maggiori prestazioni. E la tecnologia multi-user, multi-input, multi-output, che permette quindi di gestire il traffico, immaginiamolo come il traffico di veicoli che viene gestito parallelamente, quindi tutte le richieste che vengono fatte non vengono fatte in successione, ma vengono ovviamente gestite insieme. E questa è una tecnologia che vi permette di aumentare le prestazioni, la velocità e di abbassare i tempi di richiesta. Ma comunque sul Wi-Fi 6, come ad esempio la WPA3, ci sono diverse tante tecnologie che non vi sto qui a spiegare e che comunque rendono questo standard assolutamente interessante, ovviamente avendo i dispositivi che sono compatibili con questa tecnologia, ma al giorno d'oggi lo sono sempre di più rispetto già all'anno scorso, a 2 anni fa. E per esempio il Fritz 7530AX è dotato di questa tecnologia, ovvero il Wi-Fi 6. Il 7530AX, che è molto piccolo, può essere collegato direttamente alla rete se avete un ONT, ad esempio per chi, ovviamente parlo per chi ha la fibra, per chi ha la DSL tranquillamente può utilizzarlo, ma per chi ha ad esempio Team Hub come me e al momento non può collegarlo ancora direttamente, lo può collegare in cascata andando a spegnere ovviamente il Wi-Fi del modem Team e di far gestire quindi la rete Wi-Fi a lui, che gestirà una rete Wi-Fi 6 insieme alla tecnologia Mesh, che andremo a vedere proprio ora. Adesso invece parliamo della seconda tecnologia, la tecnologia Mesh, e in questo caso andremo a vedere la tecnologia applicata alle connessioni wireless. La tecnologia di meshing è davvero importante ed è in questo caso una tecnologia proprietaria, almeno per i prodotti Fritz, una soluzione che va finalmente a risolvere soprattutto il problema dei ripetitori. Fino a poco tempo fa, infatti io non ne ho mai fatto utilizzo, anche se vi ho portato qualche canale per qualche video perché me l'avete richiesto qui su TikTok e su Instagram, il ripetitore Wi-Fi, come ad esempio questo, ma non faccio il caso di questo perché già la tecnologia Fritz, era più un problema che altro, poiché andando a prendere passivamente il segnale dal router modem, dal router, praticamente andava a replicare con un nuovo punto d'accesso quella che era il segnale che riceveva. Quindi se questo era posizionato comunque in una parte lontana dalla connessione, offriva comunque un punto d'accesso scarso, o comunque questo dà, per la maggior parte dei casi, il ripetitore in generale più problemi che altro, soprattutto se non sono dello stesso marchio o non sono comunque configurati tra loro. Grazie alla tecnologia Mesh questo è stato risolto, perché la tecnologia Mesh funziona con un sistema di nodi dove ogni nodo della rete, che può essere un dispositivo o in questo caso il router e il ripetitore, sono attivi e passivi. Questo permette ovviamente di avere un'unica rete Wi-Fi e non quindi una rete divisa che può creare più problemi che altre, come ad esempio il dispositivo che si attacca prima al router, poi non sa se attaccarsi al ripetitore o altro, ma quindi di vedere soltanto un'unica
rete wifi, ma questo permette anche di sfruttare diverse tecnologie. Prima di tutto permette di estendere in maniera facilissima la rete grazie all'installazione del router modem e di uno o più ripetitori, soprattutto se avete una casa grande o una casa su più piani. E ad esempio in questo caso è davvero semplicissimo andare a configurare la connessione di mesh, poiché una volta collegato il Fritz si andrà a premere il tasto VPS e il tasto Connect e lo vedremo con la funzionalità meshing che sta funzionando nel pannello controllo di Fritz direttamente, che comunque oltre a tutto questo permette innumerevoli settaggi rispetto ai router modem che siamo abituati ad avere dagli operatori. Ma allo stesso tempo questa tecnologia di meshing permette, grazie a questi nodi, di essere autoriparante. Quindi non succede come al solito che se un dispositivo ha un problema la connessione viene interrotta o c'è instabilità, che si può trasformare comunque in lentezza, in un lag maggiore, ma tutti i nodi della rete hanno quelle informazioni e quindi se in quel momento il router modem ha un problema o il ripetitore Fritz ha un problema, ci penserà un altro nodo della rete ad andare a servire ovviamente quei pacchetti. Questa è ovviamente una funzione della tecnologia mesh in generale, ed è dotata anche di questa tecnologia, ovviamente essendo sempre mesh, anche la MeshNet proprietaria di Fritz. La tecnologia mesh quindi permette di avere un unico SSID e quindi questi non sono più ripetitori semplici ma sono dei satelliti. Gli svantaggi, se proprio vogliamo dirla tutta, attualmente sono i prezzi più alti sia dei ripetitori e dei router modem in generale, ma non più di tanto. Ovviamente unite queste due tecnologie permetteranno di sfruttare il Wi-Fi 6 e permetteranno, grazie al Wi-Fi 6 e la tecnologia mesh di cui sono dotato questo kit, che può essere acquistato e installato su qualsiasi connessione, anzi se hai dubbi, domande o vuoi delle risposte in merito a come configurarlo sulla tua connessione puoi scrivere qui o puoi scrivere anche all'assistenza Fritz, permettono di avere comunque di andare a risolvere tutti quei piccoli problemi legati a connessione instabile, router, ripetitore extender che salta o dà più problemi di altre o che rallenta. Avere la tecnologia Wi-Fi 6 che riesce a supportare più dispositivi e soprattutto riesce anche a gestire dispositivi IoT, ma allo stesso tempo permette di viaggiare a velocità più elevate. È davvero interessante questo 1200AX poiché permette comunque di avere delle velocità di portata massima in Wi-Fi davvero interessanti, ovvero di 2400 megabit al secondo più 600 megabit al secondo nella Wi-Fi 5 GHz e 2.4 GHz. Io nella descrizione ti lascio un po' un riassunto di quelli che sono i vantaggi di una rete mesh tecnologia Wi-Fi, ti lascio anche i link a questi prodotti che puoi acquistare direttamente su Amazon e ti invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensi di ovviamente di queste tecnologie e se già ne fai utilizzo. E soprattutto fammi sapere se hai ancora un ripetitore tradizionale con le classiche problematiche. Ti continui.